Siamo in compagnia di coach Massimo Massaro, vittoria questa contro il Vasto di tre lunghezze, non si è riusciti a ribaltare lo scontro diretto, ma comunque è una vittoria che consente di raggiungere il secondo posto momentaneo. Sì, io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati molto bravi, tutti, chiaramente c'è stato il solito Desiato che ha giocato benissimo, Cavazzo, Piscitelli, Luciano, hanno giocato una grande partita, Ferrante che rientrava dall'infortunio, Garofalo ha comunque giocato una buona partita nonostante l'infortunio che ha subito durante la partita, lo stesso Bissot è stato utile, lungo, utilissimo, insomma credo che abbiamo giocato una buona partita, c'è un gran rammarico per non aver sovvertito, ribaltato la differenza punti, abbiamo avuto la possibilità all'ultima azione, non si può mai dire che il motivo è stato perché abbiamo sbagliato l'ultimo tiro, assolutamente non dirò mai, sarebbe giusto. Il discorso è che siamo comunque contenti, ho fatto, ripeto, i complimenti perché conta la vittoria, certo, è inutile negare, tutti noi avremmo voluto vincere a pieno con una vittoria di 6 punti, ci siamo andati molto vicini, questo significa che quando sarà che rincontreremo non solo Vasto ma tutte le altre squadre che incontreremo nei playoff, noi saremo pronti a vincere non solo in casa, ma grazie a Dio abbiamo ancora una volta mantenuto la nostra imbattibilità casalinga davanti, devo dire, stasera un bellissimo pubblico, credo che veramente Maddaloni stia dando prova di grande competenza, di grande anche numero proprio. E poi sono molto molto entusiasta del settore giovanile che viene compatto a vedere le partite, questo è sicuramente merito in primis di Massimo Ricciardi, di Antonio Ceriello, di tutti quelli che ci lavorano vicino, tutti i dirigenti, insomma i ragazzi si sentono partecipi, anche i giocatori che questo hanno, hanno un grande merito perché insomma sono molto vicini ai ragazzi. Questo crea un bellissimo ambiente, credo che a Maddaloni si sta creando un movimento, c'è sempre stato, ma insomma anche stavolta si sta creando un movimento molto positivo per il nostro movimento. E credo che dobbiamo essere comunque soddisfatti di questa vittoria e credo che tutti abbiamo visto che siamo pronti a giocarci le partite che contano. Stasera forse abbiamo regalato il primo quarto perché eravamo forse troppo tesi, forse scarichi proprio la tensione, però direi anche che la squadra ha reagito benissimo, anche in fretta, abbiamo rimesso la partita sui binari consoni, ce la siamo giocata punto a punto, è venuto a mancare l'ultimo canestro, ma stiamo parlando comunque di una vittoria. Grazie a coach Massaro. Grazie a te.